sul rapporto fra nuove tecnologie, social network e gioco d'azzardo. Gli studenti a Retina, alcuni studenti a Retina, hanno fatto un lavoro, assessore Ruscelli, molto interessante, del quale questa mattina qui in prefettura si sono visti i frutti. È un'iniziativa che dimostra una volta più, lei lo ha detto, lo voglio sottolineare, la vitalità che questa scuola pubblica ha. Assolutamente. I ragazzi sono stati oggetto di una ricerca molto accurata che è stata fatta attraverso la somministrazione di un questionario da parte dei funzionari del CEDOSTAR, che è il servizio dipendenze del CERT di Arezzo, che insieme a noi hanno condotto questa indagine per cercare di comprendere quelli che sono gli stili di vita e le abitudini dei ragazzi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie. I dati che emergono evidenziano, diciamo, la necessità di approcciarsi ai ragazzi cercando di stimolarli ad un utilizzo più consapevole della rete, perché i ragazzi utilizzano la rete ma non tutti hanno la consapevolezza anche dei rischi che sono connessi all'utilizzo della rete. Per questo l'iniziativa di oggi, oltre a presentare i dati, ha avuto la disponibilità del professor Cantelmi, che è uno dei massimi esperti in materia anche di legame psicologico con la rete, che è un docente qualificatissimo, che ha, diciamo, si è confrontato con i ragazzi che sono stati oggetto anche della somministrazione di questo questionario per stimolarli ad un uso più consapevole, appunto, della rete. E mi sembra, insomma, dal coinvolgimento, dalla presenza, dal livello di attenzione, che questo risultato sia stato ampiamente raggiunto. Professor Cantelmi, lei ha sintetizzato con grande efficacia le potenzialità e i rischi di questo rapporto con la rete, soprattutto con i social network che i giovani hanno in questo momento, ma dovendo mettere le due cose sulla bilancia, sono più le potenzialità o sono maggiori i rischi? Sono assolutamente di più le potenzialità, dunque i rischi li possiamo affrontare con fiducia, perché abbiamo due modi di stare in rete: quello degli immigrati digitali, che siamo un po' noi, gente che deve avere il passaporto per navigare in rete, che ne è affascinata, che magari la utilizza anche in modo straordinariamente efficace, e soprattutto abbiamo i nativi digitali, cioè coloro che in qualche modo nascono con la rete, nascono con la tecnologia digitale, e dunque per loro è abbastanza semplice integrare i registri della virtualità e della realtà. Ecco, una cosa molto importante che lei ha detto è che il rapporto che cambia è soprattutto il rapporto con il tempo, nel senso che per questa generazione, ad esempio, fare una coda diventa una cosa stravagante quasi rispetto, appunto, alle generazioni precedenti. Ma direi che fare la fila, attendere, fare la fila all'aeroporto è davvero da predigitali. In realtà la tecnologia ci abitua alla velocità, noi o siamo veloci o non siamo, e questo significa che in qualche modo la velocità diventa una dimensione esistenziale dell'uomo di oggi. Però bisogna fare un po' d'attenzione, a volte fermarsi e saper attendere è una dote non indifferente per la nostra capacità di introspezione. Un'ultima battuta invece sul tema specifico del gioco d'azzardo: ovviamente la rete significa molto anche gioco, inteso nel senso più complessivo. Secondo lei il rapporto fra gioco e gioco d'azzardo è davvero stretto, le due cose possono essere considerate scollegate? Abbiamo troppi giocatori problematici in Italia e questo in qualche modo ci interroga, perché le persone hanno bisogno di giocare, rovinare la vita, rovinare se stessi, e non riescono in qualche modo a emettere un comportamento che rimanga piacevole e non che li schiavizzi. Ecco, questo è un tema importante sul quale dobbiamo riflettere. Il gioco può diventare per molte persone una vera schiavitù, un demone che li imprigiona, che distrugge la vita. E la rete non fa altro che amplificare questo, certo lo amplifica in un modo straordinario. Giocare è talmente facile oggi attraverso la rete, l'unico limite è soltanto la carta di credito.